Mario Turi, prego. Allora partiamo, mister, dato complimenti per questa bella qualificazione. Diciamo la verità, è stata sofferta, perché il primo tempo della Nocerina soprattutto molto impressione abbiamo messo in difficoltà. Lei si è presentata con uno schieramento inedito, apparentemente probabilmente la squadra ha difficoltà lo stesso candidamento questo 3-5-2, poi gli aggiustamenti in corso di partita hanno in un certo senso premiato, no? Un po' la sua visione della partita del suo programmato. Sì, innanzitutto i complimenti li giro anche alla Nocerina, perché come noi è una squadra che non meritava di uscire a questo turno della Coppa Italia, ma probabilmente siamo due squadre che meritavano di arrivare fino in fondo alla Coppa Italia, forse le più forti dei due gironi di eccellenza. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, non sono d'accordo, perché ci siamo rimessi a 4 dopo 2 minuti ancora prima di prendere il gol. Abbiamo subito gol in un'imbucata centrale dove siamo stati poco attenti, e poi il secondo su una punizione tirata in modo perfetto da Caro Tenuto. Credo che invece sulla partita abbia influito molto, più che le situazioni tattiche, il vento, che forse da fuori non si percepiva ma che in mezzo al campo era abbastanza forte e che soffiava nel primo tempo a favore della Nocerina e nel secondo tempo a favore nostro. È chiaro che, ripeto, si sono affrontate due formazioni che si equivalgono, e credo che sarà battaglia anche a distanza da qua a fine campionato fra queste due compagini. Mi sembra aver influito anche il giorno in più di riposo vostro e quello in meno, anche perché nel secondo tempo è calato un po' in città di Nocera. Ma io ripeto, anche la mossa tattica di inserire il terzo attaccante ha fatto. No, la mossa tattica ci sta, perché noi dovevamo cercare a tutti i costi un gol per qualificarci, e quindi ci sta che uno mette dentro un altro attaccante, quindi non mi sono inventato niente di particolare. Vi ripeto, forse da fuori non si percepiva, ma credo che il vento che soffiava in mezzo al campo dava una mano anche a correre verso una porta o verso l'altra porta. Nel primo tempo si faceva più fatica a correre contro vento e a far camminare questa palla contro vento, nel secondo tempo eravamo anche avvantaggiati da questa situazione, quindi diciamo siamo stati bravi e fortunati, perché queste sono partite che si vincono, si perdono e ci si qualifica anche su episodi a volte banali. Sì, sì, è chiaro, la fortuna è una componente importante in queste partite, perché quando le squadre si equivalgono basta un episodio. 2 minuti prima credo che Fragello ha sbagliato un gol a porta vuota, probabilmente proprio perché la palla gli è stata spostata dal vento all'ultimo secondo e quindi ci è andato leggero, convinto di far gol, e quindi poteva essere l'episodio che ci condannava. Poi siamo stati bravi a trovare il buco giusto per mettere la palla in profondità su Gargiulo, e Gargiulo si è dimostrato come sempre un cecchino impeccabile. Cioè, la stessa cosa poi la traversa di Di Pietro, l'occasione sfumata con Di Pietro, è una bella partita insomma. Sì, sì, ma ripeto, siamo due squadre che si equivalgono, non sono qui per fare il lecchino, per fare complimenti gratuiti alla Nocerina. Credo che questa sia una battaglia che, ripeto, anche a distanza si porterà da qua a fine campionato fra le due squadre più forti dell'eccellenza. È un peccato che siamo anche capitati non solo in questo turno così presto di Coppa Italia, ma anche nello stesso girone, perché sono due squadre che meritano sicuramente la Serie D. Grazie. Grazie.